Tutto chiuso quasi da oggi fino al 25 marzo, giù le saracinesche di negozi, bar e ristoranti. Nessun divieto di passeggiata, precisa il Viminale, ma un invito a non uscire dopo che in mattinata si erano diffuse interpretazioni contrastanti. Il decreto firmato da Giuseppe Conte contiene però alcune deroghe, troppe secondo i leader delle opposizioni. Resta quasi tutto aperto, dice Giorgia Meloni, in questo modo si crea ulteriore caos. Non è stato deciso nulla, attacca Matteo Salvini, dobbiamo chiudere tutto per almeno 15 giorni prima che sia troppo tardi. Credito agevolato alle banche, liquidità alle imprese, 120 miliardi di titoli da acquistare da qui a fine anno. Sono le prime misure messe in campo dalla BCE per sostenere il sistema finanziario europeo stressato dall'emergenza coronavirus. Delusi i mercati che si aspettavano un taglio dei tassi. La presidente Christine Lagarde si è difesa dalle critiche dicendo che non ha la pretesa di passare alla storia come un'emula di Draghi. Gli strumenti ci sono e occorre che l'Europa risponda unita per superare lo shock che il coronavirus sta portando nell'economia. Ha detto. Non tutti possono lavorare da casa, qualcuno deve garantire le produzioni o i servizi essenziali, ma tra loro c'è preoccupazione perché non sempre sono garantite le misure di sicurezza. Mascherine, sanificazioni delle postazioni lavoro e distanze non sono scontate in fabbriche e poste. Servono misure per la protezione dei lavori. Chiediamo al governo un confronto urgente, dice la segretaria della FIOM, Francesca Re David. Aperte anche le poste, con gli operatori che stanno pagando un prezzo alto per il forte ritardo sulla consegna delle protezioni, denuncia il sindacato. Un altro deputato positivo al coronavirus, si tratta di Edmondo Cirielli, questore della Camera, esponente di FD. Cirielli, che ha detto di stare bene, sostiene di aver contratto il virus a Montecitorio e di aver infettato a sua volta il figlio, un neonato di 40 giorni. Con il suo caso sono due i parlamentari risultati positivi, ma molti sono in isolamento cautelativo per aver avvicinato i colleghi o altre persone contagiate. Di qui la richiesta sempre più pressante di non riunire l'aula, ma di far votare a distanza. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it.